Ben ritrovati di nuovo, stiamo affrontando l'argomento dell'infanzia, così su come praticamente trattare i nostri figli e sulle varie problematiche ad essi connesse. E quindi a proposito di questo, parlando di problematiche, sappiamo benissimo che il cibo è una grande problematica per i bambini, nel senso che molti genitori addirittura se ne fanno un grosso problema quando i bambini non rifiutano per esempio il cibo oppure addirittura rifiutano di accostarsi a cibi nuovi, quindi insomma tutto ciò che ne deriva, anche i vari malumori in famiglia, perché si ha paura che restano sempre digiuni. No, è inevitabile, credo, tutto questo, perché il cibo è un altro aspetto, un altro argomento estremamente complesso. Intanto direi una cosa, dobbiamo sempre ricordare che il cibo non è solo veicolo di nutrimento, ma il cibo è uno dei più grandi veicoli di affettività. Quindi da come mangia un bambino si può Quindi comprendere anche il questo suo non modo dobbiamo di. dimenticarlo. Non dimentichiamo mai che il primo contatto che il bambino ha con un altro essere, che è in genere la madre, è attraverso il cibo. Quindi il cibo porta con sé una grande potenzialità affettiva. Se poi ci riflettiamo, anche da adulti il cibo ha una estrema componente affettiva. Per non dire che ha una componente anche religiosa e spirituale, ricordiamo i digiuni in alcune credenze religiose. Non dimentichiamo che ha un valore sociale. Dobbiamo ricordare che il cibo è convivialità, il cibo è stare insieme, insomma. Quindi il cibo non è solo nutrimento, e la stessa cosa vale per il bambino. Quindi anche un ottimo modo di creare una relazione con altri bambini nel Assolutamente momento in cui sì. si trova in asilo, ad esempio. Ma non solo, ma il cibo è un grande campo di battaglia tra bambini e genitori. E E infatti. qui veramente io mi trovo molto spesso ad ascoltare genitori che mi pongono questo tipo di problemi, di queste difficoltà che hanno rispetto al cibo, rispetto Vuole alla. parlare di un esempio pratico, esempio? Un esempio pratico, che peraltro è molto recente, ma me ne sono capitate moltissime di questi casi, dove questo bambino, ad esempio, si rifiutava di mangiare a casa, rifiutava una serie di cibi, si alzava dalla tavola, insomma, ma soprattutto rifiutava fondamentalmente la maggior parte delle cose. Cosa stranissima, fuori casa, questo per dimostrare come diventa un campo di battaglia con i genitori, fuori casa sto bambino mangiava regolarmente. E anche di tutto. Quindi all'asilo mangiava, si andava dagli zii, mangiava, cioè tutto tranne che a casa. Ora io devo dire una cosa, che siccome molto spesso il problema del cibo è fonte di ansia per una madre, e se il bambino comprende che attraverso questo sistema può mettere in difficoltà la madre, comincia veramente una battaglia. Nel senso che il bambino, per opporsi alla madre, può utilizzare questo sistema e per ottenere quello che vuole, per cui assistiamo a bambini che pur di farli mangiare li mettono davanti alla televisione, assistiamo addirittura a bambini già anche grandi che vengono imboccati, quindi assistiamo a tutta una serie di comportamenti che non aiutano la maturità del bambino. Qual è il modo migliore di creare una Intanto, strategia d'azione? la strategia, togliamo l'ansia da questo problema. Il genitore non deve farsi prendere d'ansia quando il bambino dice non voglio mangiare. No, perché in genere le madri dicono, vabbè, se mangia così, allora tutto è No, concesso. basta come dire, anche qui in questo caso, come il discorso che facevo del sonno, avere un po' di pazienza ed avere anche un po' di, come dire, fermezza. Non mangi, non mangi. Anche qui vale il discorso che facevo prima, bisogna dare delle regole che il bambino deve rispettare rispetto all'alimentazione. Mi è capitato un caso dove sto bambino non mangiava a pranzo, cioè non mangiava a tavola, appena finivano di mangiare apriva gli sportelli della cucina e trovava merendine o cose del genere, per cui la sua alimentazione andava avanti A così. No, questo proposito non si crea il rischio di dare un'alimentazione sbagliata, ma a nel senso parte che. questo, a parte il discorso dell'alimentazione sbagliata, su questo non c'è dubbio, ma io vorrei mettere l'accento su un'altra cosa.
sul fatto che il bambino in questa maniera sfugge alla regola, lo si mangia in maniera regolare, si mangia a tavola, si mangia insieme agli altri. Ecco, quindi, a tavola sicuramente il allora se il primo non mangi momento... qui, non mangi, la prossima volta mangi quando è previsto. Se alle 5 poi è previsto che c'è la merenda, mangi la merenda, ma non prima. Allora bisogna su queste cose essere fermi, fare capire al bambino che ci sono delle regole che vanno rispettate, che si mangia col televisore spento. Molto spesso troviamo dei bambini che non si che mangia, mangiano... E beh, questa è una cattiva abitudine che riscontro esserci in molte famiglie. E un po' perché lo vogliono i bambini, un po' perché molto spesso lo vogliono gli adulti che durante il pranzo vogliono essere sempre il telegiornale. Io ritengo invece che un comportamento veramente sano è quello che quando si mangia si spegne ogni cosa, si spegne si musica, si spegne... crea anche una comunicazione. Perché, specialmente quando i bambini diventano più grandi, quando i figli diventano un po' più grandi, il momento dello stare a tavola può anche diventare un momento di dialogo, anche se volete di conflitti. Il momento in cui ci si incontra e ci si scontra, questo è cosa. Allora l'atteggiamento di genere deve essere questo rispetto al cibo. Rispetto invece all'altra questione dei cibi. È perché no. Molto spesso si tende a dare al bambino ciò che vuole, cioè un abuso sì, di. Sì, bisogna di capire perché è inevitabile che i gusti cambiano, sappiamo benissimo che i bambini molto spesso da piccoli non amano molto le verdure, eccetera, poi noi magari riteniamo che le verdure in un'alimentazione sana sono importanti. Allora qui dobbiamo giocare, nel senso con pazienza, cercare intanto di fargli le cose che loro piacciono, certamente. Poi via via cercare di aggiungere. Molto spesso negli anni cambiano gusti e cambiano... Quindi questo è un problema che non può essere, non può essere affrontato, devi mangiare questa cosa per forza. Anche stimolare la loro voglia di conoscere. Può essere anche un modo di insegnare loro a mangiare. Che c'è un'ostinazione di alcuni bambini verso noi abbiamo, alcuni io ricordo di far provare certe pietanze e si rifiutano anche di provarli, di assaggiarli, cioè c'è proprio una chiusura. Sì. Io ricordo un'esperienza che feci un po' di anni fa, noi abbiamo fatto per anni con l'Università di Perugia, qui in Calabria abbiamo fatto educazione alimentare nelle scuole. E mi ricordo un particolare che anziché fare la solita merenda col panino, eccetera, avevamo fatto portare ai bambini della frutta, dello yogurt, e nell'intervallo c'era un momento in cui i bambini stessi preparavano la macedonia. Quindi renderli anche indipendenti. Per cui tutti questi bambini che erano lì a sbucciare sta frutta, a prepararla, eccetera, eccetera, e molti bambini mangiavano sta macedonia e sentivano i genitori, mio figlio non l'ha mai... Infatti, forse coinvolgerli. È anche una modalità del gioco, prima parlavamo del gioco, può essere un ottimo. Però quello che mi preme sottolineare è che i genitori devono fare sparire dall'ambito diciamo, dell'alimentazione l'ansia, il rapporto di forza, di evitare che i bambini utilizzino poi il cibo come uno strumento di conflitto con i genitori. Per fare questo bisogna essere fermi, non farsi prendere dall'ansia. Pure che non mangia, salta un pranzo un bambino, non succede assolutamente nulla, però il bambino in quella maniera capisce che non c'è niente da fare, che non lo può utilizzare come... Quindi non usare, voglio dire, i vari strumenti come il qui videogioco, poi potrei, come... Devo dire che potrei aggiungere anche altro, nel senso che molto spesso dipende anche dal rapporto che hanno i genitori col cibo, quindi la mamma specialmente col cibo. Perché, torno a ripetere, il cibo è veicolo... È un veicolo di affettività. Non a caso esistono i disturbi alimentari. I disturbi alimentari sono su base relazionale affettiva. Non è che sono... Un astenersi dal cibo per un bambino può essere anche un modo di attirare l'attenzione di una madre troppo assente a volte. Anche questo. Poi le motivazioni per cui il bambino mette in atto un conflitto col cibo possono essere di natura diversa. Può dipendere da un fatto del genere. Può dipendere dal fatto dei capricci che vogliono una cosa e non riescono ad ottenerla e quindi dice quindi una attraverso il cibo, no, attraverso il cibo porto il genitore a soddisfare quello che voglio io, perché magari il genitore è in ansia perché lui non mangia. Quindi quello che conta è sgombrare questo campo dall'ansia, quindi non dargli questo strumento in mano.
Giustamente, quindi in questo senso ci sono dei metodi, nel senso che magari ci sentiamo dire spesso noi mamme che da nostro figlio, da nostra figlia, io non mangio se non ci sono i cartoni animati, io non mangio se non sono davanti al computer, e quindi sono dei metodi che appunto vengono usati spesso dai bambini proprio come armi di ricatto da parte dei genitori. E in questo senso molti genitori, proprio per paura che il bambino resti digiuno, non mangi, allora sì. No, no, capisco. Capisco di quello che avviene, perché il genitore abbia la forza di dire va bene, non mangi, non fa niente, ma intanto i cartoni non si vedono quando si mangia. È molto difficile. Semplicemente, no, ma sono convinto, ma insomma sono convinto, poi l'ho sperimentato nella mia attività, cioè, quando i genitori poi fanno così il problema si risolve. Sicuramente un buon bambino. I bambini sono molto più intelligenti, molto più recettivi di quanto noi immaginiamo. Loro capiscono fin dove possono spingersi con i loro capricci, capiscono chi hanno di fronte. E sanno come usare. Capiscono come colpire l'adulto, cioè dove toccare l'adulto per poter. Quindi loro sono. Quello che conta fondamentalmente appunto è questa fermezza. Perché poi, appunto, se il bambino sperimenta la fermezza dell'adulto, sa che l'adulto, quando dà quelle regole, eccetera, il problema non si pone più. Perché poi torniamo sempre al punto che molti bambini tendono a fare da altri quello che non fanno a casa. Cioè praticamente. Ma perché non hanno necessità, fuori casa non hanno necessità di mettere un conflitto. Vanno dalla zia a mangiare, non hanno il problema di mettere in atto un conflitto con il cibo. Quello gli serve a casa con la mamma. Certo. Quindi è all'interno del nucleo familiare che si forma il carattere. Questo vale, scusa, questo vale anche nel caso del comportamento in senso generale. Molto spesso ci sentiamo dire, questo poi varrà ancora di più nell'adolescenza, sento dire molti genitori che arrivano da me e mi sono disperati perché sto figlio dentro casa e non riescono a gestirlo, è molto aggressivo, eccetera, e poi la frase solita dice: fuori casa è di una bontà unica. Tutti quando mi incontrano mi dicono, ma sto ragazzo è un ragazzo estremamente educato. Ovviamente si nascondono dei retroscena. No, perché fuori casa non ha necessità di fare questo, è dentro casa, nelle relazioni familiari. Famiglia. Quando poi tratteremo, se facciamo, sì, la famiglia non è un sistema molto particolare, è lì che si annidano tutta una serie di dinamiche che consentono, leggevo da qualcuno, dice un buon il risultato di un buon genitore. Buon bambino è il risultato di un buon genitore, no? Sicuramente all'interno della famiglia vengono sviluppate tutte quelle caratteristiche che io però dico un'altra cosa, dico ancora di più, che un buon bambino, se per buono si intende un bambino maturo, sviluppato bene, non in senso della dicotomia buono cattivo. Un buon bambino è il risultato di un buon funzionamento del sistema familiare. Certo. In questo senso sì. Perché parte tutto da lì. Quindi insomma, è fondamentale avere un equilibrio. Io l'attenzione la sposterei molto sul sistema familiare. Io ho fatto a suo tempo, feci anche questa formazione, la mia una formazione sistemico-familiare proprio. Perché ho sempre ritenuto che avere a che fare con i bambini per avere a che fare con i bambini era estremamente importante conoscere il sistema familiare dove i bambini crescono, si muovono, interagiscono. Fine di quello. Quindi un buon sistema familiare sicuramente produrrà bambini che saranno adulti maturi, questo è sicuramente ci sentiamo certo di dirlo. E quando si finisce di essere bambini? Sì, questa è una domanda a cui si potrebbe rispondere. Banalmente, con una battuta direbbe bisogna restare sempre bambini. Non credo che sia così. L'adulto è adulto, il bambino è il bambino. Certo, mantenere alcune prerogative, questo credo che sia importante. Mantenere la prerogativa della fantasia dei bambini, ad esempio, non vedo perché dobbiamo ucciderla quando diventiamo grandi. Mantenere questa capacità di meravigliarsi delle cose della vita, penso che sia una caratteristica che i bambini hanno molto forte, che noi adulti invece perdiamo, quindi
Forse con l'età Alcune si cose dei bambini, sì, ma anche questa idea del gioco come creatività, Si del dovrebbe gioco. giocare di più. Quindi voglio dire, si finisce di essere bambini sicuramente, in senso generale. Poi secondo me bisogna mantenere per tutta la vita alcune caratteristiche dei bambini, che sono quelle che dicevo io prima, no? Questo sguardo, a me piace molto, no, l'idea, questo sguardo sul mondo di meraviglia. L'entusiasmo, la voglia di conoscere, anche di Assolutamente. rischiare, Quando noi andiamo meravigliano in anche giro da quelli. adulti e vediamo delle cose nuove, eccetera, se non manteniamo questo sguardo di meraviglia, diventiamo anche brutti, Noiosi. noiosi da adulti, sì. Devo E dire. poi c'è il classico bambino che scappa, insomma, cerca di evadere dalla famiglia. Ci sono quei bambini che addirittura qualche volta al telegiornale abbiamo sentito parlare di bambini proprio che se ne vanno, cercano, Scappano di scappano casa. proprio. Sì, noi abbiamo finora trattato un po' di cose, certo ci sono poi tutta una serie di aspetti, diciamo, patologici, sia del bambino insieme, ma anche del sistema familiare. Lì, diciamo, è un altro capitolo molto vasto delle patologie a danno dei bambini. C'è di tutto e di più, nel senso che. Sicuramente un bambino che scappa di casa è un sintomo di Sì, un insofferenza, di ragazzo, voler i ragazzi evadere. che scappano. Sì, sicuramente è un sintomo di malessere, di disagio. Anche un'altra cosa mi piacerebbe sottolineare, è questo del fatto che noi adulti a volte siamo poco attenti al disagio dei bambini. I bambini ce lo manifestano molto spesso, manifestano il disagio in tantissimi modi. Sta a noi saperli ascoltare. Quindi anche questa capacità di ascoltare il disagio dei bambini. Quindi osservare anche il capriccio, perché il capriccio non è soltanto Anche sintomo questo, ma d'inizio, ma anche di vedere genitori malessere. che cadono dalle nuvole quando i figli adolescenti fanno delle cose, come se vuol dire che questi genitori non hanno mai ascoltato il disagio dei figli. Allora bisogna che i genitori, che gli insegnanti, che tutti quelli che hanno a che fare con, diciamo, con l'età evolutiva, no? Bambini, preadolescenti, adolescenti, dovrebbero avere questa sensibilità di riconoscere il disagio che hanno. E cercare anche di dare una risposta, che a volte è risposta individuale, ma intendiamoci, a volte è anche risposta sociale, politica. Perché appunto molti ragazzi o molti bambini comunque in età preadolescenziale si ritrovano comunque molto nei loro amici, appunto nel cosiddetto gruppo che loro frequentano, e quindi si ritrovano protetti da questo gruppo e tendono ad omologarsi adesso, Poi perché vedremo. molto, molto spesso ci si veste alla stessa maniera, allora le madri sono anche disperate perché pensano che non abbia una propria identità questo ragazzo, Ma di fatto non ce l'hanno, perché quello è il periodo e l'età che in si cui inizia molto presto ad l'identità si avere di questi forma. problemi. Il cosiddetto periodo di ribellione contro Sì, tutti poi e questo ci dà tutto. l'aggancio per il discorso sull'adolescenza, no? Noi stiamo cercando, come dire, di inquadrare tutto il processo evolutivo, no? Quindi dalla nascita fino a quando si diventa cosiddetti adulti, maturi, che è un processo, abbiamo visto, insomma, tutta una serie di problematiche. Adesso abbiamo visto la prima parte, questa dell'infanzia, no? Poi vedremo la parte dell'adolescenza, vedremo come quanti ostacoli ci sono a che uno diventi un uomo. Un uomo, intendo dire O ovviamente una donna. uomo-donna, uomo nel senso. E quindi tutto questo percorso. Allora credo che sia necessario introdurre una cultura di informazione, una cultura Quindi iniziare di attenzione verso anche quest'età. Assolutamente. nell'asilo, fare una sorta proprio di strategia educativa È sui da lì che si bambini, comincia. anche educarli all'emotività, perché molto Sì? spesso i bambini non sono educati anche a riconoscere le Perché emozioni che molto spesso provano. manifestano degli atteggiamenti Sì. esagerati, con pianti isterici, anche magari scattano per delle cose banali, quindi là dietro Ma c'è ci sono un tutto sacco un. di E giochi che aiutano a iniziare quel processo che io chiamo di un gioco che alfabetizzazione potrebbe emotiva. essere utilizzato per questo. Ma non è che sono giochi specifici, ma voglio dire, cominciare con i bambini piccoli, ad esempio a parlargli, a fare capire,
a dare un nome alle emozioni. Quindi dare degli input, degli stimoli. Loro non sanno, non sanno come gestire le emozioni, come riconoscerle, come dare un nome. A volte non ma questo non solo i bambini, più anche i grandi, cioè anche gli adolescenti. Non so come dire, per essere molto pratici, ad esempio, parliamo di rabbia. Bisogna incominciare con i bambini, poi i giochi si possono trovare in mille modi, la fantasia ci può aiutare. Ad esempio, identificare un colore con la rabbia, questo potrebbe essere anche un modo. Ma ce ne sono tantissime. Allora, dire ai bambini, cominciare a discutere della rabbia, quindi dare un nome a questo sentimento, fare capire che questo sentimento, questa emozione, può essere tramutata in un'energia positiva anziché diventare distruttiva, devastante. E poi il lavoro che si fa con gli adolescenti, ancora di più, no? Dove noi gli dovremmo insegnare ad esprimere le emozioni, perché una rabbia inespressa produce danni. Danni a livello proprio. Quando invece gli diamo emotività, la possibilità di esprimere la rabbia e insegniamo loro come esprimerla. Ecco, una rabbia inespressa porta ovviamente ad una frustrazione. Anche quindi cominciare con i bambini, anche col discorso dei colori, i sentimenti. Anche con il disegno potrebbe essere un ottimo modo. Poi ci rendiamo conto, mi viene in mente sempre questa cosa, la dico sempre perché poi mi ha sempre colpito, no? Quando andavo nelle scuole facevo scrivere alla lavagna il nome delle emozioni che loro conoscono. E quando andava bene arrivava a 15, 20 proprio nei casi più. Poi io gli proiettavo con le slides, gli facevo vedere circa 80 nomi di emozione, ma. Ecco, che linguaggio si dovrebbe utilizzare nel momento in cui noi agiamo con i bambini, nel far riconoscere e identificare, esempio, la rabbia, la gioia, la felicità. Sì, anche fare dei giochi su questo, no? Cioè anche cominciare a parlarne, no? Cioè per il genitore, per cercare di incanalare, per esempio, la rabbia in questo senso, cercare di farla incanalare nel giusto senso, cioè in maniera positiva, come dovrebbe agire nella fattispecie? La prima cosa, dobbiamo insegnare loro a comunicarla. Quindi a riconoscerla. E in questo caso ci può essere d'aiuto il sistema della comunicazione efficace. Uno dei criteri fondamentali è l'utilizzo, noi dovremmo insegnare a utilizzare la prima persona anziché la seconda quando parliamo di emozioni. Dire tu mi fai rabbia perché eccetera eccetera, no? O dire io no, provo rabbia quando tu fai in questa maniera, anche se dice la stessa cosa, però immaginate l'impatto che ha questo. Cioè, in questo caso il ragazzo, il bambino, sta parlando di una sua emozione. Quindi non ha sta un impatto diretto. L'altro. Però se noi gli insegniamo a parlare di se stessi, di ciò che provano, di ciò che sentono, anziché non dargli spazio a questo, no? In questo senso la scuola ha questo limite, nel senso che vuole educare sul piano didattico, molto meno sul piano emotivo, sul piano affettivo relazionale, sul piano delle relazioni. Allora è un po', per certi versi, uno stravolgimento culturale. Anche se si educa più su un punto di vista di sviluppo, di apprendimento, e si lascia da parte quella che è l'emotività, la sfera delle emozioni del bambino, sicuramente nel corso del tempo sarà un adulto molto chiuso. Potrà essere pure un grande professionista, ma sarà magari una persona incapace, non saprà amare, non saprà gestire le relazioni con i figli, non saprà gestire le relazioni con i colleghi di lavoro. Quindi avrà delle problematiche relazionali sicuramente. Questo non c'è dubbio. Quindi spingere sempre i nostri figli a riconoscere, a esternare le proprie emozioni. Gli dobbiamo dare la possibilità di esprimere, ad esempio non dare la possibilità a un bambino di arrabbiarsi con noi. Non è che sia una cosa positiva. Quindi si crea una frustrazione al bambino. Perché in quella maniera noi gli impediamo di esprimere una rabbia. Quella rabbia è un'energia comunque che se la tiene dentro. Dobbiamo creare un clima dove ciascuno, come dire, deve avere la possibilità di esprimere ciò che prova, anche sentimenti negativi, senza che abbia la paura di ritorsioni o di essere punito, eccetera. Mi viene in mente una cosa molto
particolare di una ragazza che aveva problemi a scuola, cioè hanno loro suggerito di fare questa operazione con l'insegnante. No, ma quella, dice, non... E gli dica a quella che quella arriva là, insegna, è rigida, è dura, e... ma tu prova, non è che tu la... Tu gli devi esprimere ciò che provi tu, non è che ti rivolgi a lei. Torna la volta successiva dicendo, sai, dice, mi ha ascoltato, mi ha... Era meravigliata No, perché lei gli ha che. detto io sono in difficoltà in questo momento, per cui... Quindi creare una comprensione reciproca. Sì, e come dire, mi viene in mente, no? Noi siamo passati dagli anni 70, quando, mi ricordo, era un po' un fatto culturale, quando c'erano questi, si chiamavano i gruppi di autocoscienza, no? Dove ci si riuniva e ciascuno esprimeva i propri sentimenti, anche le cose più stupide di questo mondo, no? Si è passato da quel momento a questo momento degli ultimi anni, perché gli ultimi 30 anni è stata una devastazione, da questo, una mia idea personale, ma sul piano della comunicazione emotiva è stata una devastazione, grazie anche agli aspetti negativi di questi strumenti tecnologici, della televisione, dei computer. Cioè non abbiamo più questa possibilità di esprimere i sentimenti, non abbiamo la capacità di riconoscerli. E quindi poi abbiamo, lì troviamo spiegazione di tantissimi fenomeni, dagli abusi sessuali con i bambini, ai femminicidi, cosiddetto, un termine che mi piace poco, ma poi troviamo spiegazione a comportamenti che noi riteniamo aberranti. Quindi sicuramente l'infanzia è il momento più importante e basilare Assolutamente, stiamo, beh, è come se noi costruiamo una casa, lo per costruire mettiamo l'adulto alle che fondamenta, saremo se li in facciamo bene futuro. reggono al terremoto. Che dicono che i bambini sono come una lavagna bianca su cui scriviamo, Su insomma, un cui po'. scriviamo, e i bambini sono molto elastici, sono molto recettivi, siamo noi che dobbiamo creargli situazioni positive, no? E questo, noi stiamo facendo un discorso oggi, ma credo che abbia una valenza veramente, stiamo facendo un discorso particolare rispetto all'infanzia. Questa ha una grande valenza culturale, cioè in questo momento il problema, tutti questi problemi non sono di natura individuale. Tutti questi problemi psicologici, quando dicevamo che abbiamo adulti che sono, non è più un problema individuale, ma è un problema culturale. Quindi è necessario un cambiamento culturale della società, perché sono stati abbandonati alcuni pilastri fondamentali delle relazioni umane, cioè Quindi l'elemento sarebbe umano. bene agire anche nelle scuole, negli Assolutamente, ma asili, a assolutamente. educarli Proprio in all'emotività. sinergia con le bisogna famiglie. alzare il livello di educazione. Quindi non. Educazione. Non lo dimentichiamo, vuol dire educere, cioè portare fuori, tirare fuori tutto ciò che di buono e di potenziale Sia le hanno i emozioni bambini. No, negative che positive. ma tiriamo fuori quello che hanno dentro e poi li incanaliamo. I bambini hanno una grande energia, i ragazzi hanno una grande energia, dobbiamo però aiutarla a incanalarla nel modo giusto. Certo, A quindi farli educare fiorire. vuol dire anche educarsi in qualche In maniera, qualche maniera sì. diciamo. Bene, abbiamo pochissimi minuti, giusto il tempo di chiudere magari oggi con il nostro primo appuntamento, speriamo il primo di una lunga serie naturalmente riguardante il percorso della psicologico, dell'età evolutiva, dell'adolescenza in genere, poi ovviamente delle varie problematiche che affronteremo con il nostro psicologo, il dottor Alessandro Toletano, e insieme alla sottoscritta e insieme a Francesca, in questo contenitore che abbiamo voluto intitolare Psiche e dintorni, che appunto racchiude tutti questi parametri. Noi per oggi ci salutiamo, terminiamo Salutiamo. questo nostro primo appuntamento, la ringraziamo ovviamente di Grazie a voi. essere E stato con noi e di essere stato così chiaro. nel prossimo E parleremo di un altro ovviamente. argomento molto importante, che sarà l'adolescenza. L'epoca delle passioni tristi. Benissimo. Sì. Però parleremo di un argomento altrettanto spinoso. Altrettanto. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Grazie. Grazie mille. Grazie ancora.